Al via una nuova mostra allestita in collaborazione con l'ente Fiera Antiquaria presso le sale del centro di accoglienza turistica Benvenuti ad Arezzo in Piazza della Libertà. L'esposizione ospiterà pezzi unici provenienti anche da collezioni private che testimoniano il periodo napoleonico e garibaldino. L'iniziativa è nell'ambito delle collaterali della Fiera Antiquaria e fa parte di tutta un'organizzazione che è partita a gennaio e arriverà fino a dicembre per supportare tutto quello che va intorno alla fiera. Sono i cittadini attraverso i collezionisti storici e il Museo dei Mezzi di Comunicazione del Comune di Arezzo che supportano la fiera in tutte le sue manifestazioni. La mostra è aperta da domani mattina alle ore 10 fino al 2 marzo, tutti i giorni. Con l'orario continuato 10-18. È un modo per conoscere un tratto importantissimo della storia italiana ed europea attraverso le testimonianze che danno gli oggetti. Troverete infatti oggetti, opere d'arte, ma anche oggetti di vita quotidiana, documenti relativi ad Arezzo napoleonica, abbiamo armi, abbiamo una bellissima camicia garibaldina originale dell'epoca. Ad arricchire ulteriormente la mostra, oggetti e documenti dal Museo Cittadino dei Mezzi di Comunicazione, i quali si intrecciano con le vicende biografiche di questi due grandi protagonisti della storia. Che Napoleone stesso si è interessato a suo tempo nel 1800 di portare la grande scoperta che ha fatto Alessandro Volta, sulla pila di Alessandro Volta, che ha capovolto il mondo, a portarla a Parigi, alla Société delle Scienze di Parigi. Napoleone per primo ha usato prima in tutta la Francia e poi in tutto l'impero napoleonico la trasmissione della comunicazione attraverso un sistema visivo chiamato da Claude Schaper.